chiesa Santa Croce Gremita per l'ultimo saluto a Elisa Rondina, vittima insieme a Sonia Farris dell'incidente stradale accaduto lungo l'Arcevese a Senigallia tra la notte del 5 e 6 gennaio scorso. Alle 10.30 il feretro è stato accolto in chiesa da molti concittadini di Colli al Metauro, raccolti nel silenzio. La piccola comunità della provincia si è fermata in preghiera. Il rammarico e il dolore della perdita di Elisa si leggeva nel volto dei tanti conoscenti. Durante la funzione religiosa celebrata da Don Giuseppe Monaco sono state diverse le parole di apprezzamento nei confronti della maestra scomparsa, a partire dal ricordo dei suoi alunni. Cara maestra Elisa, vorrei che fosse ancora a scuola con noi per leggere, scrivere e anche per divertirci, come facevamo durante la lezione di musica, dove tu ballavi e noi cantavamo la canzone della Mongolfiera. Sei volato in cielo, proprio come lei. Ci manchi tanto, tanto. Sarai sempre nel nostro cuore, ti vogliamo tanto bene. Cara maestra Elisa, non importa se sei lassù, se non ci puoi toccare, ci basta sapere che tu sei qui con noi. Ci mancherai tanto. Un bacio grande della terza A. Cara maestra Elisa, sei stata la mia maestra preferita. Mi dispiace tanto per quello che ti è successo. E anche se il destino ha voluto dividerci, resterai sempre nel mio cuore. Ti vogliamo tanto bene, con affetto Lorenzo. Questo per me è un momento difficile da affrontare, perché tu per me eri molto importante. Se ci penso mi fa male e spero che adesso dove sei tu sia felice. Spero che sarai in un mondo migliore e che ti ricorderai sempre della nostra classe e che non ci abbandonerai mai. E anche se non sarai più con noi, rimarrai sempre nei nostri cuori. Addio, cara maestra Elisa. Poi una collega di lavoro ha ricordato la sua personalità, rimarcando la generosità, la spensieratezza che da sempre l'ha contraddistinta. Amavi il tuo lavoro e eri sempre pronto a collaborare con tutti. Vogliamo ricordarti così, sorridente e spensierata, come ti abbiamo vista prima delle vacanze natalizie. La tua immagine resterà con noi, ci accompagnerà nel nostro lavoro, nel nostro stare insieme di tutti i giorni. Noi colleghi insieme desideriamo dirti questo, anche se ora solo il silenzio si addice al grande vuoto che la tua scomparsa ci ha lasciato. Ciao Eli, proteggici da lassù, i tuoi colleghi. Il feretro infine ha lasciato la chiesa accompagnato da lunghi applausi e alcune dediche appesi a dei palloncini bianchi.